Siamo quindi pronti per il terzo raggruppamento, quello dei terrier, razze selezionate principalmente per la caccia alla selvaggina da pelo in tana, selvaggina che in realtà venivano considerati the pest, come si chiamano in inglese, ovvero quegli animali che potevano mettere a repentaglio quello che era già la misera, il misero approvvigionamento proteico fornito dagli animali di bassa corte, per cui dal pollaio fondamentalmente. Donnole, faine, volpi venivano considerate molto pericolose per l'economia della famiglia, per cui sono state selezionate queste razze quando la caccia al cervo praticata dai nobili nel Regno Unito è diventata molto difficoltosa per la scarsità di cervi appunto sul territorio. Ci si è quindi rivolti alla caccia principalmente alla volpe, ma anche agli altri animali selvatici che potevano arrecare danno all'agricoltura, quindi sono state selezionate le razze terrier. Terrier che saranno giudicati da? Dalla Bielorussia Fedorov Valentin. Siamo pronti a partire dall'Airedale Terrier. American Staffordshire Terrier. Irish Kerry Blue Terrier, Border Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Miniature Bull Terrier, Irish Soft Golden Weeded Terrier and Bellington Terrier, Fox Terrier a pelo ruvido, Deutscher Jag Terrier, Lakeland Terrier, West Highland White Terrier, Jack Russell Terrier, Norfolk Terrier, Welsh Terrier, Scottish Terrier, Yorkshire Terrier. Attenzione prego, il signor Gianfranco Pivato è desiderato in segreteria, grazie. Il signor Gianfranco Pivato è desiderato in segreteria. Ieri dicevamo multum in parvo, tanta energia in un piccolo formato, a parte del King of Terrier, l'Airedale Terrier, che deriva dall'accoppiamento tra i piccoli terrier con Otterhound, il cane di segugio per la caccia alla lontra sulle rive del fiume Aer, che dà il nome alla razza stessa. Abbiamo cani di formato molto compatto, eccezione! I due cani da fattoria irlandese, Irish Kerry Blue e Irish Soft Coated, e i terrier di tipo Bull. Preselezione per quanto riguarda Jack Russell Terrier, Norfolk Terrier, Welsh Terrier, Wild Fox Terrier, American Staffordshire Terrier. Razza originaria degli Stati Uniti, una razza da utilità e da famiglia. Infatti da 1936, quando si differenzia dal Pitbull, che ha continuato a combattere nell'arena, questa razza si è voluto selezionare per quanto riguarda l'attitudine appunto all'utilità come cane da famiglia. Sul tavolino davanti al nostro giudice il Welsh Terrier rappresenta l'evoluzione in territorio gallese del classico terrier da caccia. Il pelo che vedete sul muso e sopra gli occhi costituisce le difese, perché la testa è la regione anatomica più sensibile per quanto riguarda la presenza di organi quali gli occhi, le orecchie e la bocca, e quindi va difesa da una copertura più accentuata che su altre regioni del corpo. È la prima parte che entra in contatto con la preda in tana, per cui nella toilettatura dei terrier, soprattutto quelli che effettivamente hanno sempre svolto il loro compito di cacciatori in tana, vengono lasciate le difese sul muso. Norfolk Terrier, razza che insieme al Norwich deriva da una stessa fondatrice, una piccola cagnolina di origine irlandese di colore rosso,
che poi ha dato origine a queste due razze. Razza spesso collegata agli studenti delle università di Cambridge. È una razza piuttosto rara in Italia. Quando si parla di terrier possiamo presentare come il prototipo proprio dei terrier a pelo duro il Fox Terrier a pelo ruvido. Pensate che questa razza è rimasta sempre in secondo piano rispetto al cugino a pelo liscio fin quando la regina Vittoria non portò a corte Caesar, e da quel momento in poi il Fox Terrier a pelo ruvido ha nettamente soppiantato il Fox Terrier a pelo liscio. Molto interessante la descrizione che si ottiene di questa razza nello standard di razza, che lo vede descrivere come un cavallo da caccia. Devono essere uguali a quelli del cavallo i rapporti tra le varie regioni anatomiche e quindi le caratteristiche di resistenza, atleticità e sprint. Jack Russell Terrier, razza anch'essa di origine britannica, ma che vede in Australia il suo sviluppo e il riconoscimento come razza stessa. Il soggetto che vediamo è a pelo ruvido e infatti notiamo la presenza di barba e baffi, oltre che di frange sugli arti. È una razza molto diffusa in Italia. Le esposizioni ufficiali, come quelle organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, ci permettono di conoscere il vero tipo di ciascuna razza riconosciuta. Jack Russell Terrier. Thank you, Mr. Fedorov. Abbiamo la classifica finale di questo raggruppamento terrier e chiamiamo al terzo posto American Staffordshire Terrier. Secondo posto per il Jack Russell Terrier. Rappresenterà i terrier al Best in Show finale Welsh Terrier, che si stava prendendo le coccole della sua handler. Sul podio per la premiazione Giuseppe Minelli, dal gruppo cinofilo Parmense.